Buongiorno a tutti, lunedì mattina. Dunque, allora, weekend lungo ma volato. Come sapete, venerdì ho preso un bel giorno di ferie, ma le ferie non bastano mai. Cioè, questo è una è legge, questa frase. Oggi rientro e tra l'altro è una mattinata abbastanza movimentata, perché due o tre cose che ho lasciato in sospeso devo finire velocemente. E niente, questo weekend, il sabato e la domenica in realtà molto tranquillo, perché sabato pomeriggio sono uscita solo io con un'amica, sono andata a bere un caffè in centro e poi sono andata a casa sua a bere un tè, perché dopo alle 6 chiude tutto e quindi mi ha offerto un tè. Sabato sera a casa, domenica tutto il giorno a casa, proprio non abbiamo messo becco fuori, anche perché qua ha piovuto tutto il giorno, ma anche abbastanza bene, quindi vabbè. E niente, sono riuscita a mettere a posto i campioncini di profumo, era una cosa che avevo in mente da fare da un po', perché purtroppo chi ha... io non ho molti profumi in essere. Ne ho avuti molti li scambio, molti li rivendo perché magari mi stufano oppure non sono proprio per me, oppure ho dei doppioni, mi capita anche di avere dei doppioni perché mia mamma alcune volte mi fa comprare delle cose, poi lei non le usa, io nemmeno, e quindi se ne sbarazziamo di uno. E quindi ho però tanti sample, campioncini. Vorrei riuscire a recensirli tutti perché ho cose molto particolari. Purtroppo non ho il tempo, lo ammetto, dico la verità. Bisognerebbe anche avere tempo un pochino di approfondire con un sample, ci si fa. Ovviamente sarebbero recensioni molto blande, perché io per testare un profumo ho bisogno di una taglia un po' grande. Per recensirlo bene, ovviamente, secondo me, perché poi è tutto molto soggettivo, no? Con il campioncino sì, mi faccio un'idea se mi può piacere, però a volte quando con dei campioncini, alcune volte ne ho cercati due, oppure mi sono fatta fare dei decani, quindi campioncino per me è una cosa un po' difficile da testare, ma si può fare. Ho messo a posto quello, ho iniziato a cucire un cappellino che voglio mettere il video. Devo ancora mettere il video del cuscino. Purtroppo quando li faccio con la videocamera per me è un po' più, e quelli del cucito sono fatti così per forza, per capire dove riprendi, sono un po' più lunghetti perché ci mette proprio più tempo a elaborarlo. Cioè quando io col programma che ho, il programmino che ho sul cellulare, che tra l'altro mi aveva consigliato Sara del canale che parla di profumi, ciao Sara, lei mi aveva aiutato tanto all'inizio, tra l'altro mi aveva proprio, io ero imbranatissima, per cui la ringrazio a vita per questa cosa. E con quel programmino lì io faccio i video, ovviamente come vedete tutti i miei video sono, non c'è praticamente editing, taglio qualche pezzo proprio, metto la musichetta, a volte metto magari la copertina un po' più carina, però alla fine sono fatti molto male, no, sono molto istintivi, molto veloci, anche perché se mi devo mettere a editarli come sarebbe da fare, ne caricherei un terzo, quindi ho deciso così per il momento. E invece col computer di casa, quando uso la videocamera, devo passare i filmati sul computer. Poi i video di cucito sono sempre un po' più un casino da tagliare, incollare, rallenta il pezzo, velocizza il pezzo, cioè sono proprio più lunghi, è un bel lavorone. Quello che ci metto un sacco a metterli su. Vabbè, niente, qua c'è una nebbia da paura. Oggi dovrei uscire presto. Un'ora decente, ieri non ce l'ho fatta pulire il bagno perché voglio pulirlo bene in modo approfondito con la candeggina, quindi lo farò prima di cena, così tra le 6 e le 7 del lunedì io pulisco il bagno. E basta, non ho nient'altro da dirvi. Non so se poi volete il video degli acquisti, perché alla fine più o
o meno ho fatto vedere quasi tutto quello che ho acquistato, magari per discorrere un po' di più posso farlo. Ho dimenticato forse un paio di orecchini da farvi vedere, però comunque ci ho dato che ci ho dato, cioè a Novara ho detto sicuramente non trovo niente, non mi piace niente, invece ciao, come sempre, anche perché io nei saldi faccio acquisti sempre per, vedo già qualcosa per la stagione successiva. Infatti ho comprato un abito bianco di cotone, quello da Suspiria per intenderci, però l'ho pensato proprio per la primavera barra estate, perché è un cotone fresco, comunque costava tipo 32 euro e l'ho pagato sotto i 10 euro, per cui l'ho preso e basta, non ho più niente da dirvi, intanto me ne sto andando. Io vi auguro buon lunedì a tutti, buon martedì, non so quando riuscirò a mettere questo video, e teniamo duro, speriamo che si continui a poter uscire, rispettiamo le regole in modo tale da veramente ricominciare a vivere, perché bisogna ricominciare a vivere. Un bacione, ciao! Buongiorno! Martedì mattina. Allora, ho appena riguardato il video di ieri mattina ed è un pochino scialbo, quindi se siete d'accordo aggiungerei anche il martedì mattina, perché è una cosa carina da raccontarvi, cioè non è carina, però volevo raccontarvela. Allora, innanzitutto ieri non mi ricordavo più che poi oggi avrei avuto una grossa spedizione, è il nostro maggiore cliente che viene ogni tot con un bilico e io ho un sacco di documenti e procedure da fare, quindi sono uscita tardi, non ho pulito il bagno, non ho fatto niente di quello che volevo fare ieri sera, come la maggior parte delle volte, tutti i giorni più o meno l'andazzo è questo, però vabbè, mi rifarò oggi, spero. Adesso stamattina devo, sto andando giù, devo questa grossa spedizione da completare, devo anche correre abbastanza, però ecco, così vi racconto un po'. Allora, ieri sera ho guardato un film, Luca si è offerto di farmi vedere un film che quello che c'è su Sky di Pozzetto, che parla della storia d'amore di sua moglie, che è mancata, eccetera eccetera. Bene, io ho pianto penso 2 ore, non so quanto dura il film, 2 ore. In realtà poi oggettivamente il film non è questa storia particolare o con colpi di scena o pensavo fosse più particolare, con una storia un po' più articolata. In realtà è una storia d'amore abbastanza semplice, se non all'inizio, dove ci sono stati alcuni piccoli problemi, ma è proprio a me quello che mi ha fatto piangere, ma giuro, dall'inizio alla fine, sono le frasi che lui dice in merito a sua moglie, che sono veramente una roba pazzesca. Quindi io, se siete persone che vi commuovete con i film, non so se dirvi guardatelo e uccidetevi o non guardatelo, perché comunque tocca corde profonde del nostro, della nostra sensibilità, se lo siete. Luca ad esempio zero, no, lui è una persona comunque sensibile, però per i film cioè non ha mai pianto, cioè mai, non l'ho mai visto, a volte sì, lì si lucidano gli occhi, ma io proprio ad un certo punto, anzi dopo, io già ho pianto nel trailer di questo film, per dire, e poi dopo un minuto, proprio la prima scena, già piangevo, tant'è che ho dovuto chiedergli il fazzoletto, perché poi non avevo voglia di alzarmi, eravamo sul divano, coperte, non coperte, e quindi ho detto non c'ho voglia di alzarmi, mi presti il tuo fazzoletto, l'ho tenuto tutto il film, ovviamente. Comunque è molto carino, forse da guardare se siete dei romantici, e da vedere perché ci sono dei bei pensieri, ecco, a parere mio ovviamente. Quindi fatto quello, finito il film, mal di testa, perché comunque piangendo, mi era capitato una volta anni
fa, ero single, e un sabato sera non uscivo e ho avuto la bella idea di guardare Maria De Filippi. Io non ho niente contro la De Filippi, però non la guardo mai. Ma l'unica volta che l'ho guardata ho pianto tutto il tempo e poi mi è venuto un mal di testa da paura, perché mi fa questo insetto qua, ma il pianto. E quindi ho detto basta, non lo guardo più. Quindi ho questo, ieri sera avevo questo piccolo problema. Poi ho preso una tachipirina, anche perché avevo male di nuovo l'orecchio. Non è una roba forte, ma continuo a avere male. Adesso il medico, tra l'altro, sono stata mercoledì scorso e mi ha prescritto la visita dell'otorino. Però secondo me ci vorranno 6 mesi andare dall'otorino. Adesso provo a vedere con l'assicurazione del lavoro se riesco a velocizzare. Però comunque ora che vai dall'otorino, poi l'otorino ti dovrà far fare qualche esame, perché se a occhio nudo non si vede più di tanto. In sostanza io starò mesi con questo male all'orecchio, perché se non mi va via, se continuano ad andarmi via, comunque questo è, vediamo cosa succederà. Oggi in pausa pranzo dovevi fare 2 chiamate appunto per le mie visite. Dovevo già farlo ieri, ma poi mi ha chiamato mia mamma per chiedermi alcune cose, quindi sono stata con lei al telefono in pausa pranzo. Poi cos'altro dirvi? Ah, adesso vado al lavoro, ma sono un po' colpa tema, perché vi spiego. Ieri sera erano le 6, alle 6 escono quasi tutti i miei colleghi. Io ieri sera appunto dovevo finire questa spedizione, mi sono fermata un attimo di più, mi volevo fermare un attimo di più. Eravamo io e la mia titolare proprio lavora con me nell'ufficio, siamo in 3, il ragazzo era già uscito perché alle 6 veniva a casa solitamente, e io e lei ci siamo fermate perché avevamo tutte e 2 cose da ultimare. Quindi eravamo tranquilli a fare questo lavoro, entra un ragazzo. Dunque, da noi funziona che c'è un cancello scorrevole grande dove entrano appunto camion, clienti, fornitori, macchine, persone a piedi, e poi c'è il nostro ufficio con la porta aperta a vetri. Tra l'altro è un vetro che si vede fuori, ma non, tu non vedi da fuori, non vedi dentro. Eravamo aperte, perché noi non ci chiudiamo mai in ufficio, anche perché è un continuo vai e vieni. Entra questo ragazzo giovane, avrà avuto fra i 25 e i 30 anni, non di più, e praticamente inizia a chiedere del titolare. E noi gli abbiamo detto, entrambe, prima io, poi lei, ha detto guarda, il titolare non c'è, è uscito, lo trova domani, però se possiamo sapere chi è lei. E questo ragazzo continuava a dimenarsi, cioè era un po' agitato, no, io voglio il titolare, siete sicuri che non c'è il titolare, perché io voglio proprio parlare con lui. E io continuo a dire no, guardi, non c'è, è uscito, se vuole. Ho detto, lei aveva un appuntamento, oppure ha il suo numero di telefono, oppure deve dirgli qualcosa, o ci lascia il suo numero di telefono, o ci lascia il nome, cioè noi comunque lo possiamo sentire, possiamo avvisarlo. No, io cercavo lui, siete sicuri che non c'è il titolare? Ma anche dei toni un po' così. Adesso ne rido, ma io sinceramente mi sono spaventata, perché tra l'altro era agitatissimo. Io sono quella più vicino all'entrata, per cui gli ho dato un po' più retta, cercavo di capire cosa voleva, di aiutarlo, perché ho visto che era un po' sfasato, no? E quindi continuavo a fare domande, ovviamente gentilmente. Gli ho anche detto guardi, domani dovrebbe esserci, entra di solito alle 8, però lei, per non venire a vuoto, magari chiami prima, perché a volte prende, esce, va in officina piuttosto che scappa da un cliente perché c'è un problema. È un'azienda molto dinamica la nostra, quindi. E niente, non ha voluto dire il nome, non ha voluto lasciare il numero, non ha voluto dire il perché era lì, perché noi in questo momento tra l'altro stanno cercando personale, e quindi magari questo ragazzo voleva fare un colloquio, comunque cercava disperatamente lavoro, mi viene da dire. Fatto sta che in tutto questo lui era agitatissimo, poi continuava ad andare su e giù, e in tutto questo aveva sempre la mano sinistra dentro la tasca, e io
La mia titolare era tranquillissima, proprio tranquilla, tranquilla. Io in realtà, ma forse perché come dice lei, guardiamo troppe serie, ero un po' più agitata, cioè, non facevo vedere, ma ero un po' più agitata perché aveva continuamente questa mano in tasca. Non la tirava mai fuori. E quindi ho detto, boh, metti questo qua. Che ne so, tira fuori una pistola un po'. Cioè, sinceramente io ne ho sentite e viste tante nella mia vita, quindi non si sa mai, cioè, boh, non lo so, io cercavo di contenere questa cosa. Vabbè, in sostanza non è successo niente, siamo riusciti a farlo uscire. Tra l'altro era a piedi, non aveva macchina, perché poi mentre andava in là io ho provato a guardare se una macchina usciva o non usciva, era tutto buio fuori, quindi c'è una luce ma è debole. E quindi in sostanza secondo noi è andato via a piedi. E poi niente, poi io ieri sera le ho mandato un messaggio alla mia titolare e le ho chiesto se aveva capito chi poteva essere col mio titolare, che a questo punto era arrivato a casa, però mi ha detto no, assolutamente non ho idea, cioè non ho capito chi fosse. In sostanza lui questa mattina dovrebbe venire e per fortuna c'è un mio collega in ufficio, dovrebbe esserci il mio titolare, così lo vede. E quindi insomma speriamo che di risolvere questa cosa. Poi magari è solamente un ragazzo disperato che cerca lavoro, però vorrei dire che quello non è il modo giusto forse di rompere così in un'azienda senza citofonare, con quei toni, con quei modi. Per cui è stato un po' particolare. Adesso poi stamattina capiremo se tornerà, come andrà a finire. È stata una roba stranissima. Va bene, io vi saluto perché qua sono quasi arrivata a lavoro e spero di uscire presto e di fare le cose che ho detto di fare.